Torricella, patria dell'arte per un weekend. L'arte, o le arti per meglio dire, un grande afflusso di persone, oltre le aspettative, si è registrato infatti domenica, giorno clou del weekend organizzato presso la Torretta, struttura della famiglia Fadani Buoli, in occasione dell'esposizione di 27 artisti che hanno trasformato l'agriturismo in una piccola Montmartre, come era nelle intenzioni del consulente creativo Paride Pasquali. Sicuramente l'anno prossimo verrà rifatta, speriamo di avere molti più artisti perché il posto lo permette, e magari portare gli artisti o la musica o il balletto ogni 2-3 mesi, sempre per avvantaggiare e valorizzare il museo a Marconi. Presente per tutta la giornata Brunivo Buttarelli, noto scultore di Vico Boneghisio, molto apprezzato anche all'estero, così come Franco Mora, uno dei maggiori esponenti contemporanei della pittura naif, che ha realizzato opere anche in alcune scuole del comprensorio Lio Po. Variegato il panorama artistico, come detto, l'italo-svizzera Cristina Mazzotti, che lavora la ceramica con l'arte nipponica del Raku, Carlino Bozzetti, che lavora in acrilico, Paride Pasquali, Enrica Barbiani e Paolo Mori con i loro acquerelli, Cristina Peri, Luisa Vezzoni e Massardo Gavina con le tecniche miste, Giovanni Sartori con olio e tecniche miste, le ceramiste Maria Elisabetta Passeri e Pinuccia Zaini, Adriano Artoni con i suoi oli e i suoi pastelli, il colorificio Alquati che ha presenziato col suo negozio di belle arti, e ancora le tecniche miste proposte dai fratelli Federici, i quadri a olio di Maria Rosa Marchini, Giorgio Denti, Marina Sissa, Giusi Asnicar e Ulisse Gualtieri, tutti artisti del Casalasco o del Cremonese. Da fuori provincia sono giunti Franco Stefanelli, che dipinge ad acquerello, di Montanara, Romilde Marcanti, che usa una tecnica mista di Viadana, Raffaella Chezzi, anche per lei tecnica mista, di Colorno, Enrica Cattabiani, che dipinge con tecniche miste, sempre di Colorno, Davide Catellani, che realizza quadri ad olio, di Reggio Emilia, e Maurizia Gentili di Carpaneto Piacentino, con la singolare pittura con il vino. Nel pomeriggio applauditissima è stata l'esibizione della Dimensione Danza di Nilla Barbieri, che ha proposto la coreografia Stanze, racconto di solitudini e anime affini, grazie alla performance di Valeria Buoli-Comani, Pamela Carena, Carlotta Sarzi ed Elena Storti. In serata poi tutti a gustare il buffet a lume di candela preparato dai ragazzi della scuola di cucina Einaudi di Cremona, in una serata apprezzata dai 100 partecipanti, tra i quali vi era anche la dirigente scolastica degli allievi, Nicoletta Ferrari.